Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video per Good Morning Genova per la rubrica Mondo Vintage. Ecco finalmente il primo video dedicato alla moda maschile e al fenomeno degli hooligans, nonché alla moda casual. L'Inghilterra non è stata solo la patria del football inteso come gioco, ma anche di una serie di mode e subculture legate proprio al calcio. Il casual è un movimento subculturale nato all'inizio degli anni Ottanta nel Regno Unito. La genesi del movimento va ricercata nelle terrace, ovvero le gradinate degli stadi inglesi, frequentate da gruppi di ragazzi facinorosi, chiamati poi hooligans, che cercavano il contatto con gli avversari e con la polizia. Questi gruppi erano formati in prevalenza da skinhead e hard mod, i quali si differenziano dai mods per l'abbigliamento, per essere più duri, più grezzi, più violenti e soprattutto orgogliosi di appartenere alla classe operaia. Ma chi erano o chi sono gli hooligans? Verso la fine dell'Ottocento, in Inghilterra, i cambiamenti sociali e le rivoluzioni industriali fanno nascere una nuova classe sociale, la media working class. I soldi sono di più e così anche i desideri, che finalmente diventano quasi tutti realizzabili. Quasi contemporaneamente viene introdotta una riforma che innalza l'età dell'istruzione obbligatoria a 11 anni, cosa che riduce drasticamente la mole di lavoratori, visto che solitamente si iniziava a faticare all'età di 7-8 anni. Le aree più vicine alla città aderiscono ben volentieri a questa riforma, considerata giusta dalla maggior parte della popolazione, mentre in tante aree ciò non avviene e si sviluppa così il lavoro illegale dei bambini. Continuano così ad avere anche loro dei soldi da poter spendere, i quali tendenzialmente finiscono in cose più futili. Vanno via via sviluppandosi queste bande di ragazzini che scappano dalla famiglia e dalla polizia per non andare a scuola. Con i soldi guadagnati si compravano principalmente vestiti, sigarette, alcol. Dall'unione di ragazzini senza guida e alcol nascono delle vere e proprie guerriglie urbane tra gang che venivano chiamati scattlers. Dalla strada passano velocemente allo stadio perché nel frattempo nasce un nuovo interesse, ovvero il calcio. Si assisteva a violenze indicibili all'inizio, specialmente al nord dell'Inghilterra. Violenze che continuano per molti anni e che ancora oggi non si sono proprio sopite del tutto. Con enormi cariche, alla fine della partita la polizia correva ad arrestare gli hooligans più violenti, i quali erano molto riconoscibili dato a causa del loro abbigliamento, che solitamente consisteva in felpe con il cappuccio tirato su, si vestivano completamente di nero e quindi erano appunto facilmente riconoscibili in mezzo alla folla. Ecco che per evitare questi arresti, che avvenivano anche al di fuori dello stadio, gli appartenenti a queste tifoserie violente iniziarono a cambiare abbigliamento per vestirsi come i padri di famiglia. Ciò che sfocia in quello che poi chiameremo la moda casual. Ogni città aveva la sua peculiarità nell'abbigliamento, ecco che a Liverpool troviamo gli Scalier, una delle prime tifoserie a cantare pesati brani dei Beatles e a vestirsi con un mix tra lo stile punk, il rockabilly e gli skinhead. A Manchester incontriamo i famosissimi Perry Boys, il nome appunto deriva dal fatto che gli appartenenti a questa firm, ovvero tifoseria, indossavano polo Fred Perry. Cambia anche la musica, visto che i Perry Boys preferivano gruppi come i Joy Division. Maniaci dell'estetica, volevano sempre l'ultimo modello in tutto, soprattutto per quanto riguarda le scarpe che andavano per la maggiore in quel periodo, ovvero le Adidas. Pur di averle, durante le trasferte calcistiche, le rubavano in diversi negozi e una volta tornati in Inghilterra le rivendevano ai ragazzi più giovani. Anche l'Italia ovviamente non è immune da queste tifoserie violente che qui cambiano nome in ultras. Il movimento casual si diffuse nelle curve italiane a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio. I principali centri di sviluppo furono ovviamente le grandi città come Roma, Milano, Torino e Genova. Si propagò poi anche al sud con Napoli in testa. Rispetto all'Inghilterra però troviamo un abbigliamento meno ricercato, non è presente una profonda riflessione verso ciò che si indossa. Troviamo una sorta di mix tra il classico casual degli hooligans, ovvero possiamo definirlo un abbigliamento più vicino all'uomo d'affari che va in gita la domenica,
e lo stile ultras italiano, che presuppone molto di più l'uso di felpe con il cappuccio, sciarpe e maglie della squadra del cuore. Spero che questo breve viaggio nel mondo degli hooligans vi sia piaciuto e ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. A presto, ciao!